Valeria. Ciao, gioi eroi, mi piace molto la vostra semplicità nel dire le cose e il loro significato. La mia domanda è la seguente, e cioè, perché delle persone, nonostante io cerchi di rivolgermi a loro in modo educato e gentile, sembrano sentirsi disturbate e rispondono in modo irritato? Dove può essere il mio errore? Grazie. Valeria, quello che dici è che ci sono ovviamente persone gentili, che però sono anche arrabbiate. Ecco la notizia. Su questo pianeta ci sono tante persone arrabbiate e se tu sei gentile con loro non è che questo cambierà le persone. È importante capire che non è una cosa personale diretta a te. Se qualcuno è arrabbiato non ha nulla a che vedere con te. Essere gentili e amorevoli è sempre una cosa positiva, anche quando le persone non sono gentili con noi. Ecco che cos'è un atto di gentilezza non condizionata, incondizionata. Quindi anche con le persone arrabbiate che non sono gentile con te, sii forte e sii gentile. Barbara, carissimi gioi eroi, sono emozionatissima perché finalmente avrò la possibilità di conoscervi al seminario, non vedo l'ora. Comunque la mia domanda è la seguente. Spesso quando mi sveglio provo una sensazione di tristezza, mista malinconia, quasi come un pianto represso, che scompare poi durante la giornata. Ricordo che mi capitava anche in passato, quando sicuramente avevo meno preoccupazioni di adesso. Cosa può significare e cosa posso fare per lasciare andare questo stato d'animo? Grazie e a presto. Barbara, nella tua storia, se ho capito bene, c'è qualcosa del passato che continua a tornare e non capisci perché. Ha a che vedere con la tua mente subconscia. La mente subconscia ti dice sostanzialmente che quello che è successo nel passato non è ancora guarito, quindi è arrivato il momento di lasciare andare e di perdonare, mandare la tua benedizione a quello che è successo. In questo modo guariamo il passato e il passato non ha più bisogno di ripresentarsi al mattino così che tu te ne ricordi. Grazie. Chiara, caro Roy, vorrei sapere se ancora insegni i tuoi meravigliosi metodi e se fai ancora da qualche parte in Europa Omega Healing Training, così completo come lo facevi qualche anno fa in Italia. Grazie per la tua gentile risposta. Per Chiara, ho delle ottime notizie, perché quest'anno inizieremo a ottobre il corso di formazione di Omega Healing qui in Italia, quindi puoi partecipare davvero al miglior corso di Omega Healing mai fatto, perché l'abbiamo migliorato parecchio rispetto alle versioni passate. Barbara, carissimi gioi eroi, finalmente avrò il piacere di conoscervi personalmente al corso, ma vi rivolgo la mia domanda lo stesso. Sento dentro di me il desiderio di dare una svolta alla mia vita lavorativa, eppure amando il lavoro che svolgo, faccio l'insegnante, vorrei sperimentare altre strade. Mi piace scrivere, cucinare, riciclare abiti e oggetti, occuparmi di salute e bellezza. Ma come faccio a capire qual è la direzione giusta? Da dove devo partire? Grazie e un abbraccio fortissimo. C'è una domanda di un'altra Barbara e la mia risposta a te Barbara è: che cosa ti piace davvero fare? Hai descritto alcune cose che ti piacciono davvero e poi chiedi, non sono certa di quale direzione seguire, quale strada dovrei seguire. Allora ti darei questo consiglio, fai di più di quello che ti rende felice. Ci sono momenti in cui il cuore ci dice proprio che c'è passione per quello che facciamo. Quindi puoi sapere che in quei momenti non solo dai il meglio, ma sei davvero dentro a quello che stai facendo. Quindi in quel modo apri il cuore e diventi il tuo sé più magnifico. Quindi fai le cose che ti danno più gioia e più migliorerai in queste cose, più avrai successo. Quindi lascia andare la paura di non vivere all'altezza degli standard di altri e inizia a vivere secondo i tuoi standard, secondo quelle cose che ti rendono felice e così sarai sicura di essere sulla strada giusta, ma non sempre questa strada giusta sarà semplice, questo te lo devo dire. Odette, ho la sensazione che le relazioni di coppia siano sempre più difficoltose. Che consiglio dare alle donne e che consiglio dare agli uomini? Grazie. I rapporti interpersonali sono la sfida più grande, ma anche la cosa più bella che possiamo avere nella vita, perché solo con un'altra persona ci rispecchiamo, solo con un'altra persona possiamo vedere chi siamo, abbiamo bisogno dello specchio dell'altro per scoprire noi stessi. Può essere un viaggio davvero sfidante, difficile, questo è ovvio, non ha a che vedere solo con innamorarsi, essere innamorati e sperimentare questo stato d'amore, ma è anche una scoperta del sé, ha a che vedere con l'apprendimento di chi siamo, solo se si
si impara ad amare e accettare se stessi, allora diventerà più semplice amare e accettare il partner con cui si ha una relazione. In questo modo ci si guarisce vicendevolmente, ma ovviamente bisogna volerlo. Entrambi i partner devono essere aperti a voler crescere. Una partnership, un rapporto di coppia implica rimanere in quel rapporto amorevole, stare insieme all'altra persona, accettare i suoi errori, ma anche avere un rapporto che ci permette di scoprire di più su se stessi, su noi stessi e sull'altra persona. Un rapporto è un impegno verso la crescita e secondo me bisogna fare proprio un giuramento sacro con il partner che ci si darà sostegno nei momenti buoni e in quelli cattivi, perché è solo così che l'amore porta alla crescita, perché quando uno conosce una persona che si fida di te e ti accetta, allora sì che si darà più energia alla crescita. Calogero, la mia domanda a Roy è: c'è un modo davvero efficace e rapido per liberarsi della vecchia energia e del karma? È una domanda per Roy, ma rispondo io perché è rivolta secondo me anche a me. La domanda è questa: un modo rapido e semplice per risolvere traumi vecchi? Abbiamo diversi metodi che sono fantastici. C'è il metodo di respirazione Pong Yup, che secondo noi è uno dei metodi più veloci per guarire il karma, quindi è un metodo di respirazione che guarisce il corpo. L'altro consiglio è perdona, perdona, perdona. Ogni volta che perdoniamo, guariamo una parte di noi stessi, lasciamo andare, ricostituiamo la nostra energia e guariamo il karma. E poi volevo chiarire un pochino il discorso del karma. Karma negativo e positivo. Karma negativo dove si prende una decisione che fa male agli altri oppure una decisione che ha un impatto molto forte su di noi. Il karma positivo è quando si fanno atti d'amore, di gentilezza, di passione. Quindi da un lato vogliamo lasciare andare il vecchio karma, dall'altra parte il karma negativo, dall'altra parte vogliamo alimentare il karma positivo che torna verso di noi. Quindi la cosa più importante è perdonare noi stessi, perdonare tutti quelli che troviamo sulla strada della nostra vita e che ci fanno magari del male. Grazie davvero per le domande che ci avete fatto. È sempre interessante vedere le domande che la gente ha in mente che ci fanno. E davvero non vediamo l'ora di passare insieme un weekend meraviglioso. E speriamo che avrete anche altre domande per noi in futuro. Grazie.